Ecco, un saluto anche ai volontari della Protezione Civile, grazie per il vostro servizio a beneficio dell'intera comunità. Siete così omaggiati di un nuovo mezzo che sicuramente renderà anche più facile le vostre operazioni di soccorso e di aiuto alla cittadinanza, e allo stesso tempo benediremo questo nuovo mezzo fiammante, mi pare, no? Esatto. Per la polizia locale. E invochiamo la Madonna, perché abbiamo bisogno della protezione anche di una donna, no? Speciale come Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Molto bene, adesso proseguiamo, quindi ci mettiamo a bordo dei mezzi agricoli, faremo la sfilata e poi torneremo qua per gli interventi. Do il benvenuto anche all'onorevole europarlamentare Paolo Borchia. Ovviamente ho già dato il benvenuto al senatore Ostellari e a tutti i colleghi sindaci presenti. Grazie, proseguiamo e a tra poco. Ovviamente i nostri amici della Protezione Civile rimangono qua perché poi saranno anche loro protagonisti del nostro intervento. Assessore? Ah, c'è anche Roberto Marcato. Quanto manca? Ok, perfetto, ancora qualche istante. Grazie al nostro Christian Biasion, parte logistica, sicurezza, chiusura degli accessi, alle forze dell'ordine, carabinieri, comando di Poderigo. Ovviamente ai volontari tutti della Proloco di Arzergrande Vallonga, che hanno fatto un lavoro eccezionale. Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Presidente Ferraresso, grazie di essere con noi quest'oggi. Bene, io allora tra un istante do il benvenuto a Roberto Marcato, Assessore regionale al commercio e all'artigianato. Ovviamente questa non è soltanto la fiera dell'agricoltura, ma anche del commercio e l'artigianato. E dopo proseguiamo. Ciao Ivana. Benvenuto e grazie anche all'assessore regionale Roberto Marcato. Grazie Roberto per essere con noi quest'oggi. Ti abbiamo aspettato per il momento della partenza, perché poi gli interventi saranno più tardi, quindi adesso partiamo a bordo dei nostri mezzi agricoli. Ciao Sonia. E buon proseguimento, buona festa. È un po' un taglio del nastro via questa ennesima edizione 2022 della Fiera dell'Agricoltura, Artigianato e ovviamente del Commercio. Grazie a tutti, proseguiamo con i mezzi.